E bella ragazzi, raga, oggi torniamo con un video tutorial. Raga, come avete letto dal titolo, oggi vi mostro come fare le live su Instagram, ma tramite OBS Studio. E però raga, non perdiamoci in particolari. E raga, andiamo subito sul desktop. Però raga, prima sigla. Ok raga, rieccoci. Innanzitutto, per chi registra contemporaneamente come sto facendo io, aprite un secondo OBS. Io devo aprire un secondo OBS. Per chi invece non registra contemporaneamente, apritelo e basta. Poi, vabbè, questa è la collezione scene che ho già io, ma è quello che uso io normalmente per YouTube. Io vi consiglio di fare un nuovo profilo. Io ce l'ho già. Andiamo su il profilo Instagram, collezione scene Instagram. Per chi non ce l'ha, ma penso che non ce l'avete già subito, createli su nuovo, nome Instagram, profilo nuovo. Di nuovo, però raga, vi consiglio, per chi non appare questa parte, ma penso che vi apparirà con un nuovo profilo, e selezionatelo che vi appare questo. Ma per chi non appare, scusate i giochi di parole, andate su strumenti, configurazione automatica guidata, poi automatizza per le dirette, le registrazioni sono meno importanti, avanti. Qua lasciate, vabbè, lasciate quello attuale, poi vabbè lo cambierete dopo, perché dopo vi spiego perché lo dovete cambiare. Su FPS mettete 30, che adesso vi spiegherò, ci arriviamo. Avanti, e su personalizzato mettete server più chiave stream, che all'inizio avete uno di questi. Poi dovete andare su personalizzato e mettete server più chiave stream. E poi vabbè, avanti e mettete. E poi vabbè, preparate le scene, io ce l'ho già pronta. E vabbè, questo io ho scritto questo, ma voi fate come se fate una vera diretta. Questa per me è una prova, ma voi fatela come se dovete andare veramente in live. Però adesso disattivo un attimo la webcam, quella nel vero OBS, quello che sto usando adesso, e l'attiviamo qua, così vi spiego meglio. Che fate la webcam così, che all'inizio è cos'ha, vabbè, poi se provate a spingere viene così. Dovete tenere premuto con Alt e lo spingete così, la webcam la spingete così. Comunque, subito dopo andate su impostazioni, ma tanto ve lo dirà lo stesso sito che dopo ci arriviamo, che ci servirà un sito. Poi andiamo su uscite. Qua lasciate 2500 kilobyte.
su video qua lasciate 30 fps come vi ho fatto vedere prima, e qua lasciate così 1280 x 720 entrambi, o almeno quello free vi fa fare così. Vabbè. Perché io ho la versione free, ma penso di non raggiungere il premium, perché sarà una cosa rara che farò le live su Instagram, soprattutto da PC. Comunque, dovete andare, adesso censurerò perché è privacy. Dovete andare sul sito in descrizione e fare il server rimane lo stesso, quindi non censuro, e dovete metterlo dove vi ho mostrato, impostazioni, dirette, e lo mettete qua, il server. Invece la stream key, che vabbè, la password diciamo, la copiate, che se andate sopra c'è pure il tasto, e la mettete qua. Comunque, attenzione, non mostratela a nessuno perché è privacy, possono fare di tutto con la vostra chiave stream. Possono andare in live e altre cose. Quindi non mostratela a nessuno, mi raccomando. Comunque, poi, dopo che abbiamo messo la chiave stream e server, se facciamo avvia la diretta. Subito dopo andiamo sul sito, aggiorniamo la pagina. E tra poco dovrebbe arrivare. Ah, comunque vi dirà di mettere questa estensione, Lula TV, che basta cercare su estensioni e la trovate. Ed ecco qua che siamo sulla stream. Non so perché lagga, ma penso perché sto registrando contemporaneamente. E comunque, aspettiamo qua che arriva il tasto rosso per andare in live. Ah, un'ultima cosa. Scusate, una cosa che mi stavo dimenticando, e dovete fare accesso su Instagram. Fate accesso, io l'ho già fatto, quindi si accerò solo e mi fa accesso in automatico. Aspettiamo un attimo, ed ecco qua. Infatti è anche apparso Go Live in rosso. Andiamo, se facciamo Go Live. Ah, dovete anche fare accesso con un vostro account. Qua. Mo sto andando su Instagram da telefono per mostrarvi che funziona. Un attimo. Ecco, è arrivato pure. È arrivata la notifica. Ma vi faccio vedere un attimo. Ed ecco qua. Ah, mi stavo dimenticando che non vedete. Vabbè. Vedete qua test, stendini, zelanti. Ma tolgo la cam. E la metto nell'altra un attimo. Ok. E ecco qua. Faccio prima così. Così vedete bene. Ecco qua. E funziona
funziona anche che se voglio scrivere, io per esempio scrivo ciao e ecco qua e arriva. E se voglio scrivere, posso scrivere anche da qua. Ciao, questa è una prova live. Ed ecco qua. Aspettiamo un attimo. Vabbè, sul telefono è già arrivato. Ed è arrivato anche qua. E qua dice chi è in live, no scusate, chi ha scritto, scusate ma ogni volta mi dimentico cosa vuol dire. Vuol dire, vai, i più impegnati. Ok, e raga, subito dopo la live potete ai story, vabbè, la devo stoppare la live, se no non si vede. Andiamo a stopparla, termina la diretta. Praticamente è come se andassi in live su YouTube o Twitch. Ah, se si vuole si può andare in live su altre piattaforme, tipo YouTube, TikTok, Twitch, e altri. Solo che non serve il sito per andare su YouTube e Twitch, si può direttamente da OBS. Ricarica e andiamo sui story. E filato, raga. Vabbè, non so il perché, ma di solito qua si vede l'ultima live che ho fatto. Non so perché non si vede. Penso che è questo. Non lo so. Non ci sono state attività di trasmissione di recente. Strano. Boh, strano. E vabbè. Vabbè, raga. Chiudiamo il secondo OBS. E ditemi però che ne pensate. Che ne pensate di questa cosa, di questo sito. E raga, vi ricordo, link in descrizione del sito e link in descrizione dei social, che ho anche intenzione di iniziare a fare anche, stavo per dire live, ma video su TikTok. Però non sarà sempre su TikTok, essendo che sto portando avanti YouTube, quindi preferisco fare su YouTube. Su TikTok sarà, diciamo, uno svago per fare video per divertirmi. E raga, non c'è che dire di andare alla outro. E vabbè raga, ditemi che ne pensate nel video che detto oggi, vabbè, scusate il mio italiano, vabbè. Raga, ditemi che ne pensate del video di oggi e se proverete a fare le live da PC, se
su Instagram o altri social. Ma ripeto, per me è uno spreco usare questo sito per fare le live su YouTube o Twitch, perché come vi ho detto si può direttamente da OBS. Quindi, vabbè, raga, poi è una scelta vostra usare direttamente o OBS o il sito. Vabbè, raga, non c'è che dire di ritrovarci in un prossimo video. Dammi le stendine e tutto. E raga, adios!